Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo 118esimo DJ News fatto da una persona devastata, ma molto importante da fare perché abbiamo diverse novità molto molto importanti. Quindi iniziamo immediatamente con gli appuntamenti di questa settimana. Martedì continueremo la nostra avventura su Flashscape con la nostra particolarissima live di questo GDR italiano. Spero che sarete con noi in questa nostra avventura. Mercoledì invece ci sarà la One Shot, l'ultima torcia, premio del contest di Naux su Dark Souls. Vi spiego meglio dopo. Mentre non so se venerdì recupererò la live che non ho fatto questo venerdì. Quindi andiamo a vedere. Forse la sposterò giovedì. Non lo so, ragazzi, vi terrò informati in merito. Per il resto, nessun sondaggio questa settimana. Non serve. Apprezzi il lavoro di The Evil Company e Dice Games Italia? Potremmo fare anche di più se tu ci dessi una mano diventando nostro sostenitore con Patreon. Potremmo realizzare più eventi, fiere, fumetti, giochi, progetti, live e in cambio riceverai anteprime, prodotti e ricompense esclusive. E come avevo detto prima all'interno della scaletta, abbiamo la one shot premio per l'ultima torcia del contest di Dark Soul fatta da Naux già questo mercoledì. Quindi attenzione ragazzi, perché martedì verranno detti i vincitori del contest. Quindi tenetevi disponibili, soprattutto se siete tra i partecipanti del contest, tenetevi disponibili il mercoledì sera, perché i vincitori giocheranno immediatamente. L'avventura è già pronta, siamo già cariche, quindi partiamo, la facciamo. Poi, parlando di altre one shot, ce ne sarà una molto speciale il 28 giugno sul nostro canale di Dice Games Italia. Una one shot molto speciale a tema Nameless Land, ma con una variante rispetto al solito. Sarà formata, o meglio, partiamo dal principio, sarà masterata da Simone, uno degli autori di Nameless Land, e sarà giocata da un rappresentante di GDR Tales, un rappresentante di GDR Addicted, un rappresentante del GDR Team, un rappresentante di quelli che ben nerdano e ovviamente un rappresentante di Dice Games Italia. E sapete che abbiamo scelto? Naux. Perché l'abbiamo scelto? Ma in ogni caso si tratterà di una one shot molto 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 speciale con, diciamo, ospiti da tutti i canali che principalmente hanno trattato Nameless Land negli ultimi anni. Quindi, ragazzi, sarà una serata sicuramente molto molto particolare. Continuando a parlare di Nameless Land, abbiamo anche il contest annuale di Nameless Land che noi di Dice Games Italia siamo felici di sponsorizzare, che si chiama Lords of War. Anche a questo giro lo scopo del contest sarà realizzare il disegno di una bandiera, uno stemma, un logo di una banda da guerra. Appunto, per vedere chi verrà selezionato e il vincitore entrerà con la sua banda da guerra nel nuovo manuale di espansione di Nameless Land, che si propone come essere molto aereo, possiamo dire. Detto questo, in descrizione vi lascio tutti i link per capire di cosa stiamo parlando, del contest, in modo da capire di più, e ovviamente vi invito a partecipare. Tanto parte adesso, ma proseguirà per i prossimi mesi, quindi avete tempo per partecipare, ma non aspettate l'ultimo. E che cavolo! Passiamo adesso a due diversi Kickstarter che tratterò brevemente in modo da, perché vi lascio qui sotto i link per scoprirli meglio di conto vostro e farvi un'idea maggiore. Il primo è Fragged Empire RPG su Kickstarter ed è molto 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 interessante sotto diversi aspetti. Ha già raggiunto il suo stretch goal veramente alto, di comunque di 40.000 dollari, quindi complimenti, ed era lo stretch goal base, e sembra essere veramente un gioco molto interessante. Non mi dispiacerebbe affatto scoprirne di più. Intanto a voi lascio il link in descrizione per farvi voi stessi un'idea. Passando invece adesso a un altro, diciamo, progetto
progetto crowdfunding, questa volta su Indiegogo. Abbiamo Beast and Barbarians, la Steel Edition, che sta andando abbastanza bene su Indiegogo, è già 10.000, ha superato quindi del 160% il traguardo iniziale, e l'autore è italiano. Quindi vi lascio qui sotto il link in descrizione. Qualità grafica sembra parecchio buona, ovviamente è un gioco in stile Conan, perché Beast and Barbarians era proprio su quel genere. Dateci un'occhiata, ovviamente è della linea, diciamo, comunque basata su Savage Wars, quindi dateci un'occhiata, vedete un attimo che ne pensate e fatemi un'idea. Two Little Mice, autrice di Anime Sangue, la serie, sta arrivando con un nuovo Kickstarter, ragazzi. Pare sempre per Anime Sangue. A breve vi faremo sapere maggiori informazioni, sarà possibile probabilmente riprendere la possibilità di riordinare i DVD e tutto quant'altro, ma aspettiamo maggiori informazioni per capirlo. Probabilmente già in settimana vi potrò far sapere di più in merito a questo. Gioco di ruolo dell'anno. Sono stati annunciati, o meglio è stata rivelata, l'attuale lista di giochi candidati a questo premio parecchio importante. Ovviamente vediamo moltissimi prodotti italiani contenuti all'interno, prodotti che vengono dalle più disparate case editrici italiane, più o meno grandi, ma chiaramente l'attenzione è stata dominata dall'entrata in gioco di D&D Next, che a Lucca arriverà con la sua edizione italiana a cura di Asmodee. Quindi ha monopolizzato in parte l'attenzione, chiaramente, ma io vi lascio qui sotto il link per andarvi a vedere tutti i giochi in palio, diciamo, che sono in lizza per questo premio. Devo dire che ci sono molti giochi veramente, veramente interessanti. Altri non li conosco abbastanza da oggettivamente valutare la loro qualità, perché non ho potuto giocarli personalmente, quindi magari voi saprete di più di alcuni di questi giochi di cui non lo so io. Prossimamente ne potremo parlare di più, potrebbe starci una piccola live settimanale, di una live Facebook settimanale, forse, o forse no, perché abbiamo già dei problemi tecnici, proprio DJI style. E infine, ragazzi, vi annunciamo in anteprima, ma potremmo dire che, diciamo, lo annunciamo con largo anticipo, che abbiamo ufficialmente iniziato l'organizzazione del DJI Birthday del 2017. Sarà il 10 settembre, domenica 10 settembre, tutta la giornata alla UESM, la casa dei giochi a Milano. Ragazzi, mi raccomando, organizzatevi, cercate di essere in tantissimi, perché l'anno scorso è stato un evento spettacolare, quest'anno puntiamo ad essere ancora più grossi. Stiamo iniziando a organizzare, stiamo iniziando a riempire, stiamo iniziando a buttarci dentro roba, idee. Prossimamente arriveranno social achievement, arriveranno live, anzi la live organizzata tra l'altro da Dark Knight, si chiamerà, organizzata tra uno degli autori, organizzatori è Naux, una live Vampire, o meglio una live World of Darkness, che sarà possibile giocare in anteprima, sarà la prima sessione di questa nuova cronaca, di questa nuova live, sarà possibile giocare in anteprima al DJI Birthday. Avremo l'Arena LARP, avremo tanti tornei, avremo associazioni, autori, editori con noi. L'unica cosa importante però su cui siamo sicuri che vogliamo ancora aumentare è la quantità di partecipazione. Quanti di voi possibili che possano venire sarà sempre più figo. Speriamo appunto di attirare un sacco di voi, ragazzi, a convincervi a spostarvi dalle vostre zone, se ovviamente è fattibile, per fare questa giornata tutti insieme a Milano. Ovviamente in anteprima porteremo ci saranno diversi progetti che verranno portati in anteprima, tra cui Halloween, su cui sto lavorando insieme ai ragazzi di The Evil Company. Passando invece alla sezione eventi, Esplogioco il 16 giugno a Sesto Fiorentino vedrà il Kurt far provare l'ultima torcia, e poi il 17 giugno ci sarà a Milano e a Firenze, lo stratagemma di Firenze, ci sarà il Free RPG Day, ragazzi, la giornata
mondiale del gioco di ruolo, un evento che è una grandissima figata. Vi invito caldamente a partecipare. Io so di questi due che sono stati organizzati principalmente in Italia. Ci saranno un sacco di editori, autori presenti in queste varie fiere. Vi lascio qui sotto i link degli eventi per leggere la quantità immonda di gente che è presente, di autori, veramente di tutti i tipi che saranno presenti all'evento. Potrete giocare a di tutto, prodotti principalmente chiaramente italiani saranno gli autori presenti che porteranno i loro giochi in anteprima o comunque potranno far provare in diretta, mentre sarà ovviamente merito degli editori se avremo moltissimi GDR internazionali all'evento. Quindi ragazzi, spero che sarete presenti anche noi, io e resto i ragazzi di Devil Company saremo presenti con il nostro progetto che prossimamente arriverà anche su Dice Games Italia, che sarà Il Silenzio di Halloween, il nostro GDR Noir Fantasy o Urban Fantasy, devo decidere, Urban Fantasy. Però attenzione, i posti saranno molto limitati, quindi link in descrizione, andate a vedere e vedete già come potete iniziare a prenotarvi per i vari tavoli di GDR, vi conviene. E detto questo, siamo arrivati alla fine anche di questo DJ News. Ovviamente ragazzi, io metto l'accento questa settimana su quello che è il Free RPG Day, perché è un evento molto importante. Il giorno dopo è stato organizzato l'Epic, sempre qua a Milano, ma è andato sold out, proprio perché la gente già era nel mood giusto col Free RPG Day e l'Epic non ha fatto altro che dare il calcio finale per gettare tutti nella paranoia. E mannaggia, neanche questo giro sono riuscito a organizzarmi per essere presente. Sono finiti subito i posti, ragazzi, niente da fare, proprio niente da fare. Ma detto questo, spero di vedervi al Free RPG Day, altrimenti noi ci sentiamo negli appuntamenti di questa settimana o sulla pagina Facebook, sui nostri social, man mano che vi teniamo aggiornati su tutti gli eventi, quello che organizziamo, quello che succede nel mondo dei giochi di ruolo. Noi ci vediamo la prossima settimana o durante questa settimana. Ciao a tutti ragazzi e buon gioco. Ciao bagai.